vedete che io mi insisto mostruosamente sulla respirazione perché è, come ho sempre detto, il nucleo di tutto. Il che vuol dire che io della respirazione devo capire tutte le sfaccettature. All'inizio insisto sul capire che è un percorso elastico, quindi è sacchetto che prende, sacchetto che dà. Ok? Questo è il concetto. Quindi recupera l'aria, butta fuori l'aria. Prendi e dai. E questa cosa si capisce, ci vuole un po', ma si capisce abbastanza intuitivamente. Dopodiché, però, succede che alcuni interpretano questo come mi gonfio, mi sgonfio, mi gonfio, mi sgonfio. E anche quando lo sto dando, cioè lo sto buttando dal basso, quindi scusate, oh, succede che questa S tende un po' a essere moscia. Questa roba qua, che suono diventa? Niente. Allora io devo capire che questo movimento, pur essendo elastico, deve essere attivo. Addominali lavorate. Intensità. L'intensità va comunque dosata a seconda delle situazioni. Perché quando io vado in acuto, ho un buco piccolo attraverso cui passare, e quello è un dato di fatto perché le corde vocali si mettono in modo tale per fare queste note quassù, per cui il buchetto da cui passa il suono è piccolo. Come faccio a mandargli un da questo buco piccolo? Se voi provate anche adesso a fare questa S come ho fatto io, sentirete che vi fa male la gola, pur non essendo la gola coinvolta perché sto solo buttando acqua. Succede perché se io faccio uscire così tanta aria con così tanta pressione, i muscoli della gola stanno iniziando a dire: oh, aiuto, che è sta roba? Il collo è grosso, ma il tubo attraverso cui passa l'aria, no, è solo una, no, non è che sia piccolo, ma è un pezzettino, non è tutto questo ciccione qui, capito? Quindi a sua volta, questo tubo, quando le corde vocali cominciano a mettersi in una posizione tale per cui diventa più piccolo il tubino di per sé, ne passa ancora meno. Ecco il motivo per cui la cannuccia è un esercizio funzionale. Perché facendo passare il suono attraverso questo buchino minuscolo, io mi costringo a percepire che posso mandare meno aria per forza. Quindi se io sono qui. Non ce la faccio se voglio urlare. Non ce la faccio se ne mando troppa. Eppure la mia pancia sta lavorando, solo che devo verificare che l'aria che passa sia meno. E quando poi vado a fare, mi accorgo che non c'è bisogno. No, no. Anche se voglio farla in voce più chiara, non lirica, non voce di testa, quindi questo mix mi deve sempre comunque passare meno. Ma voi mi direte, allora da dove arriva la potenza del belting? La potenza del belting arriva dalla risonanza, dal fatto che questa aria sì è meno, ma è meno ma con tantissima intensità. E lì è il quid. Perché ne passa, ma deve passare il famoso laser di cui parlo spesso anche nel corso di belting, che è quindi poca ma molto direzionata. E poi una volta che l'ho direzionata, boom! Ok? Quindi questo è il senso della cannuccia. È semplicemente sfaccettature diverse della stessa cosa che in fasi diverse della vita ci serve di studiare. Spero sia stata chiara questa cosa.